L'argomento di questa sera doveva essere lo spirito di Aloha. Chi conosce un po' la spiritualità hawaiana e l'Oponopono occidentale sa che l'argomento, lo spirito di Aloha, è un argomento vastissimo, perché praticamente parlare di spiritualità hawaiana e parlare di spirito di Aloha diciamo la stessa cosa, quindi potremmo parlarne quanto ne vogliamo. Però la mia intenzione questa sera era quello di condividere dei concetti che appunto partono dallo spirito di Aloha e dai fondamenti dello spirito di Aloha, dei concetti e degli strumenti che possano diventare pratici ed efficaci per riempire la nostra vita di armonia. Che significa, se siamo già in armonia, espandere questa armonia. Se ci troviamo in conflitto o in qualche tipo di disagio, recuperare l'armonia interiore che ci permette di non manifestare più questo disagio. Questo è l'obiettivo di quello che vorrei cercare di dirvi questa sera. Aloha, in hawaiano è una parola della lingua sacra. Quello che ha avvicinato me alla spiritualità hawaiana e all'Oponopono, quello che ha stimolato in me la ricerca e lo studio di questa bellissima opportunità che è questa dottrina, chiamiamola così, è stato il riconoscere quasi immediatamente che i fondamenti, di questa saggezza ancestrale erano ciò che sta alla base di tutte le dottrine che fino a quel momento avevo incontrato, e ne avevo incontrate parecchie. Andando avanti appunto con la mia conoscenza di questa spiritualità, ho approfondito proprio la questione in questa direzione e mi sono resa conto che ciò che ci veniva dalla spiritualità ancestrale hawaiana erano proprio i fondamenti che accomunavano tutte le altre dottrine. Perciò, quello che ho sentito io era di aver trovato un filo, non è che l'ho trovato io, ma era il filo di unione che ci riportava alla verità originaria, che è ciò che è alla base di tutte le dottrine efficaci. Com'è stato possibile che questa verità così semplice, immediata e piccola, se vogliamo, nel senso che non aveva tante, non ha tante questioni, tanti indagamenti, sono pochi concetti. Come mai nella spiritualità hawaiana erano rimasti così evidenti, mentre nelle altre dottrine, si faceva un po' fatica a trovare l'origine di tutta la filosofia, di tutti i concetti che poi sono venuti in un secondo tempo? La storia del popolo hawaiano ha permesso questa cosa. Sostanzialmente, fino al 1400, la spiritualità hawaiana è rimasta la conoscenza ancestrale, pura e semplice, in una società bilanciata, che ne ha permesso il prosperare. Con il 1400, quando anche le isole Hawaii sono state invase da popoli guerrieri, anche gli hawaiani hanno subito quelle vicissitudini storiche che hanno portato alla sovrastrutturazione anche delle filosofie. Però in Hawaii è successo un miracolo grande, probabilmente è successo anche in altre civiltà autoctone, diciamo così, penso a qualche popolazione dell'Africa o alle popolazioni aborigine in Australia. Però io mi sono inciampata nella spiritualità hawaiana e ho studiato questa popolazione, quindi di questa vi posso parlare. È successo un miracolo. I kahuna, che sono un po' gli sciamani, anche se bisognerebbe fare delle differenziazioni, ma i sacerdoti, quelli che erano i custodi, diciamo così, della conoscenza, hanno condotto in condivisione, in comunione, una operazione che ha protetto per i successivi millenni i concetti fondanti di questa spiritualità. Uno di questi è appunto il concetto di Aloha.
loro sono riusciti a custodire all'interno della lingua sacra i concetti della loro spiritualità e sono riusciti a proteggerli in questo modo da tutte le incursioni che ci sono state poi nella loro storia. Quindi le popolazioni in qualche modo venivano violate, sono state violate, gli hawaiani hanno subito un po' lo stesso tipo di soprusi che sono stati perpetrati nei confronti dei nativi americani o di un po' di tutte le, dei aborigeni, non ne parliamo, un po' di tutte le popolazioni che più spirituali risultavano poi più deboli dal punto di vista guerriero, ecco. La saggezza ancestrale, però, non, essendo stata custodita in questa maniera, all'interno delle parole, all'interno dei canti e delle poesie, in maniera forte e attenta, maniacale quasi, è rimasta protetta. E quindi, mentre i popoli venivano violati, la saggezza rimaneva integra. Questa saggezza è rimasta integra fino ai giorni nostri e da qualche decina di anni sta cominciando a tornare fuori, a tornare a galla e solo da pochi anni gli hawaiani, quelli che sono ancora al corrente di tutte queste conoscenze, cominciano a condividere, ciò che sanno da sempre. Aloha, è una parola che fa parte della lingua sacra e all'interno della parola Aloha è racchiuso il concetto portante della dottrina. Quindi Aloha significa, Aloha, che è questa parola che normalmente viene usata appunto per dire semplicemente ciao, è un saluto molto amorevole, ma comunque un saluto ad un'interpretazione molto superficiale, ad una conoscenza più profonda. Aloha significa la gioia di condividere l'energia vitale in presenza e questo significato è racchiuso all'interno delle radici che compongono la parola. Quindi cosa hanno fatto i Kahuna? Hanno nascosto all'interno delle parole della lingua sacra con questo meccanismo di incastro di radici i significati e i concetti portanti della loro spiritualità. Perciò se noi analizziamo parole come Aloha, parole come Ho'oponopono, parole come Lomi Lomi, parole come Hula, Huna, sono tutte parole che al loro interno contengono la pratica e la dottrina. Aloha significa appunto la gioia di condividere in presenza l'energia vitale che ci accomuna. Ad un'analisi un po' profonda, Aloha significa riconosco in te l'energia vitale che c'è in me in questo momento, che non è altro che un sinonimo di Namaste, di Lakech, Gassho, di Satnam, parole che hanno lo stesso significato e che appartengono alle culture disparse sul resto del pianeta Terra. Questa parola contiene il concetto profondo ed efficace di amore incondizionato, dove amore incondizionato significa essere felici, condividere con gioia l'energia vitale che ci accomuna, quindi essere felici per ciò che rende felice chi amo. Questa è l'essenza dello spirito di Aloha ed è ciò che caratterizza quello che noi chiamiamo amore incondizionato. Noi stiamo amando incondizionatamente qualcuno quando siamo così tanto in connessione l'uno con l'altro che ciò che rende felice lui rende felice me per il fatto che rende felice lui. Allora, l'esempio cretino che io faccio è che quando i miei uomini qua a casa, io ho due figli maschi e un marito maschio, amanti del calcio, guardano la partita di calcio e vince la loro squadra, loro sono felici e lo esternano anche. Io, che di calcio non mi interessa niente e che se fosse solo per me che vincesse una o che vincesse l'altra, non me ne importerebbe assolutamente niente. Quando vince la loro squadra, io sono felice perché loro sono felici. Questo è il concetto portante dello spirito di Aloha. Condividere
la gioia che ci tiene in connessione. Uno dei sette principi della spiritualità moderna hawaiana è appunto aloha e significa essere felici con, essere felici per. È una parola che non si riesce a tradurre con un'altra parola in nessun'altra lingua del mondo, perché è un concetto che va esternato spiegandolo appunto. E quindi essere felici con, essere felici per, significa condividere con un altro ciò che all'altro dà gioia. Ovviamente questo vale anche per la valenza negativa di questa cosa qui. Se io amo qualcuno, se lui soffre, io soffro. Cioè è proprio quello che in italiano si chiama compassione, con lo stesso sentimento, cumpatior, con la stessa passione, con lo stesso sentimento. Ciò che ci accomuna è lo stesso sentimento. Siamo talmente in connessione da provare le stesse cose. Allora, qual è la conseguenza logica di questo atteggiamento? La conseguenza logica è che se io sono felice per ciò che ti rende felice, farò tutto quello che è nelle mie potenzialità perché tu sia felice, non per buonismo, ma per un sano egoismo, perché così starò bene io per prima. Allo stesso tempo, gli hawaiani ci insegnano che, e anche questo è un concetto che accomuna tantissime culture diverse, perché per dirvi, nella spiritualità aborigena esiste lo stesso concetto di Aloha che si chiama Kanyingi, che significa amore incondizionato con reciprocità. E nello spirito di Aloha la reciprocità è un concetto portante, cioè se io do qualcosa a qualcuno e quel qualcuno non agisce in reciprocità, cioè non mi ama allo stesso modo, io non ho più nessun dovere di continuare a dare il mio amore a qualcuno che dimostra di non gradirlo. Quindi, questo cosa significa sostanzialmente? Se io do solo per la gioia che dare mi procura, che sarebbe il vero e proprio amore incondizionato, non mi accorgerò nemmeno se l'altro mi restituisce qualcosa o no, perché sarò talmente concentrato sulla gioia che mi dà dare che non mi porrò il problema di ricevere qualcosa in cambio. Ma nel momento in cui mi pongo il problema, se non ricevo il contraccambio, diciamo così, non ho più nessun dovere di continuare su quella strada. Quindi questo cosa fa? Cancella completamente quel retaggio culturale terribile che ci avvelena la vita da secoli a noi occidentali, che è il senso di colpa. Io non avrò senso di colpa a non occuparmi di chi se ne, non gliene importa niente di me. E se ci pensate, questo concetto è il concetto portante di tutte le spiritualità efficaci, perché se avete mai sentito parlare della regola d'oro, la regola d'oro esiste in tutte le culture. Io ho scritto un libro che si chiama Tutte le strade portano all'amore, dove ho cercato di trovare in tante dottrine diverse, nelle sacre scritture di tante dottrine diverse, i fondamenti dell'Oponopono e della spiritualità hawaiana. Ho cercato di trovarli e li ho trovati. Uno dei capitoli finali di quel libro raccoglie proprio la citazione della regola d'oro in tutte le dottrine in cui l'ho trovata. Beh, credeteci che ci sono decine di citazioni solo sulla regola d'oro. E la regola d'oro è quella che sempre il solito IP 2000 anni fa ha enunciato con fai agli altri ciò che vorresti che gli altri facessero a te, o non fare agli altri ciò che non vorresti che gli altri facessero a te. Questo concetto è presente in tutte le dottrine del mondo. Io ne ho raccolte almeno una ventina di citazioni diverse derivanti da tutti gli angoli della terra. La spiritualità hawaiana mette fortemente l'accento su questa cosa qui. E se ci pensate, sempre lo stesso Gesù di Nazareth ci ha lasciato un solo comandamento. Lui ha detto: vi lascio un solo comandamento.
ama il tuo prossimo come te stesso. Amatevi gli uni con gli altri e ama il tuo prossimo come te stesso. Gesù ci ha detto ama il tuo prossimo come te stesso. La nostra religione, il nostro catechismo, ancora oggi ci trasmette questo comandamento. Però, se ci pensate bene, la nostra religiosità ha sempre posto l'accento sulla seconda parte della frase, sul tuo prossimo. Invece Gesù ha sempre messo in perfetto bilanciamento le due cose. Ama te stesso e allo stesso modo ama il tuo prossimo. Ama il tuo prossimo e allo stesso modo ama te stesso. Cosa significa questo? Significa proprio quello che lo spirito di Aloha ci dice molto chiaramente. Noi non possiamo amare qualcuno di più o diversamente da come amiamo noi stessi. Quello che si usa dire è che non si può dare ciò che non si ha. Allo stesso modo, però, noi non possiamo amare veramente noi stessi se non amiamo gli altri. La cosa bellissima di questo modo di porsi è proprio quello che forse noi occidentali facciamo fatica a comprendere, proprio perché veniamo da una cultura del peccato che invece gli hawaiani ancestralmente non conoscevano, perché noi veniamo da una situazione in cui un bambino nasce già con il peccato originale. Noi nasciamo e siamo già sbagliati e passiamo tutta la nostra vita a cercare di raddrizzare questo nostro errore commettendone continuamente degli altri. Quindi in questa valle di lacrime continuiamo a fare ammenda, a chiedere perdono per il nostro essere sbagliati, continuando a sbagliare. Tant'è vero che all'interno della nostra religiosità esiste questo concetto che possiamo essere salvati solo dalla grazia divina, perché siccome siamo sbagliati intrinsecamente, non possiamo riuscire a essere l'amore perfetto in cui ci può trasformare solo appunto la grazia. Vabbè, su questo ci sarebbe da dire tante cose perché con questo non voglio dire che i concetti della nostra religiosità siano sbagliati. Tutt'altro, se noi leggiamo i quattro Vangeli canonici senza andare tanto distante, con una chiave di lettura corretta, abbiamo un libretto di istruzioni per prendere la via della beatitudine e arrivare in paradiso diretti senza passare dal via, come si dice, se noi applicassimo veramente le istruzioni che solo i quattro Vangeli canonici ci trasmettono. Quindi non voglio assolutamente dire che la nostra filosofia, la nostra cultura sia sbagliata. Sto solo dicendo che in certe questioni è stato posto l'accento su parti del discorso, inficiandone poi la funzionalità e la validità. La spiritualità hawaiana, diversamente da noi, invece parte dalla consapevolezza della perfezione dell'universo, dove tutto è amore, l'uno è amore, perciò tutto ciò che si manifesta è amore in espansione, che si muove in evoluzione verso l'espansione appunto di se stesso. Partendo da una prospettiva di questo tipo, l'approccio che noi abbiamo alla realtà e a quello che accade, nelle nostre vite diventa completamente diverso e diventa molto più funzionale. Perché se noi comprendiamo la perfezione di tutto ciò che è, nella funzionalità che tutto ciò che si manifesta possiede, ecco che avremo delle risposte da parte nostra. Che non saranno più di astio, di fastidio, di frustrazione, di rancore, ma saranno sempre solo di gratitudine, attraverso la consapevolezza che anche in quello che non ci piace è contenuto ciò che è funzionale per noi, perché la perfezione dell'universo significa questo, non significa che tutto quello che accade è perfetto, giusto e così deve rimanere. L'universo è una realtà in espansione, è una realtà in movimento. Quindi la cristallizzazione di una situazione, di un fatto, è già di per sé contro la vita, ma è qualcosa che non si può verificare perché tutto è in movimento. Quindi,
Perfezione non significa che tutto va bene così com'è e com'è deve rimanere. Perfezione significa che tutto ciò che accade è funzionale alla manifestazione del mio miglior bene. E in quello che non ci piace è contenuta comunque quella scintilla divina che, se noi impariamo appunto anche attraverso lo spirito di Aloha ad avere una visione delle cose diversa rispetto a quella a cui siamo abituati, ci permettiamo di riconoscere quella bellezza che comunque è contenuta all'interno di tutto quello che accade. L'approccio della cultura ancestrale hawaiana ci insegna proprio questo, ci insegna ad osservare le cose, dando alle cose la possibilità di mostrarci la loro utilità, di mostrarci il motivo profondo e intrinseco per cui si sono realizzate. Perché se tutto è uno e l'uno è amore, significa che tutto quello che accade è impregnato dell'essenza di amore. Per cui non può essere sbagliato. Può essere che non mi piaccia, che mi faccia male, ma se non mi piace non significa che è sbagliato, significa che io non ho ancora sviluppato una capacità di visione tale per poter riuscire a vedere la bellezza che c'è all'interno di quello che non mi piace. Quindi gli hawaiani ci insegnano che se noi ci diamo la possibilità di osservare le cose da altri punti di vista, la bellezza comunque si manifesterà. Se noi ci diamo l'opportunità, diamo alla vita l'opportunità di dimostrarci di essere bella, la vita ci dimostrerà la sua bellezza. Naturalmente queste sono cose che io vi posso dire, che io vi posso trasmettere, che io personalmente ho sperimentato profondamente, ma voi potrete esserne consapevoli solo nel momento in cui le sperimenterete voi. Per cui la mia proposta è di darvi la possibilità che quello che vi ho detto questa sera ci sia un fondo di verità e di indagarlo, indagarlo nella vostra vita, indagarlo nelle vostre esperienze, nelle vostre contingenze, nella situazione che state vivendo. Osservate ciò che accade e cercate di mettere in relazione quello che sentite dentro con quello che accade fuori. Sì, qui ci sarebbe un discorso abbastanza ampio da fare appunto sulla legge dello specchio, discorso che magari faremo in una prossima diretta, perché appunto poi il ragionamento è tutto collegato, ma la cosa con cui vi lascio è proprio con cui vorrei lasciarvi è proprio uno stimolo ad osservare ciò che accade nelle vostre vite, perché quello che alla fine fa veramente la differenza è la nostra capacità di osservazione. Se noi lavoriamo su di noi per permetterci di esserci nel momento in cui le cose accadono, svilupperemo quell'osservatore esterno, quella capacità di presenza che è l'unica che ci permette di darci l'opportunità di sapere che il bello c'è anche dove non ci piace. Però dobbiamo esserci sempre di più su quello che accade nel momento in cui accade. E per esserci intendo che dobbiamo accorgerci di ciò che accade, ma soprattutto dobbiamo accorgerci di come ci sentiamo noi in relazione a ciò che accade. Quindi quello che dobbiamo fare per ottenere questo scopo è fermarci un attimo. Quando le cose succedono e ci provocano delle emozioni, noi dobbiamo mettere dello spazio tra l'accaduto, uno spazio temporale, tra l'accaduto e la mia reazione emotiva. Questa è un'operazione risolutiva, però è un'operazione difficile da compiere, nel senso che se uno non l'ha mai fatto, non ci arriva così da adesso per dopo. È un lavoro da fare continuativo e un allenamento importante che va portato avanti con caparbietà fino a quando non riusciamo ad appropriarcene. E riusciamo ad appropriarcene perché questo è lo stato naturale dell'essere. Noi naturalmente siamo portati ad essere così, solo che tutto il retaggio culturale pesante e potente che ci portiamo sulle spalle ci impedisce un po' di essere gli esseri naturali, che
che siamo venuti qui ad essere.